Su, vieni qui. Metti il bambino qui dentro. Svelta. Presto. Potrà dormire profondamente per 200 anni. E appena la capsula raggiungerà un pianeta, un congegno automatico lo sveglierà. E se non raggiungesse un pianeta? Si perderà nello spazio. Oh. Il mio bambino! Se resta qui, muore. Quella sembra una macchina costruita dall'uomo. Non vi avvicinate, Altezza, può essere pericoloso. Non necessariamente, in ogni caso è arrivata fin qui da un altro pianeta. Portiamola sulla spiaggia. No, vi prego, Altezza, andiamo via. D'accordo, lo farò da me. Cos'è questo strano rumore? Cosa può essere? Guardate cosa c'è dentro, un bambino. Chi può aver fatto una crudeltà simile? Poverino. Per fortuna è ancora vivo. Ma come si fa ad abbandonare un bambino nello spazio? Sembra che abbia fame. Portiamolo con noi a palazzo. Non riusciremo a volare con questo bambino. Tu ti trasformerai in un cavallo. Ma cosa dite, Altezza? Svelta. Tu hai ucciso un animale, lo sai che è proibito. Per nessuna ragione si deve uccidere una creatura inoffensiva. È stato un errore, padre. Solo un errore. E credi che basti questo per scusarti? Tu conosci bene la legge che vige fra la nostra gente. La conosci meglio di chiunque altro. La carne è uno dei nostri alimenti e perciò dobbiamo prendere della selvaggina, ma non la uccidiamo. Noi mangiamo solo le code degli animali. Un animale non muore se gli tagli la coda, anzi ad alcuni cresce di nuovo. È per questo che noi andiamo solo a caccia di code. Uccidere un animale è una colpa molto grave. Spero che tu te ne renda conto, Bander. Merito di essere punito. Decidete voi la mia pena. Tu sei un principe e pagherai più di un altro. Maestà, che cosa succede? Perché avete quell'aspetto orribile? Oh. Portate l'anello muta sembianze, non è vero? Oh. Voi dovreste sapere a questo punto che quando portate quell'anello il vostro aspetto cambia a seconda del vostro umore, maestà. E vi assicuro che la faccia che avevate poco fa era spaventosa. Sì, avevo dimenticato di togliermelo, mia regina. Vi prego, perdonatelo, maestà, è stato solo un errore. D'accordo, è giusto perdonare gli errori. Ma un giorno lui ucciderà qualcuno di proposito. Madre mia, ho fatto una cosa terribile. Non devi preoccuparti più del dovuto. Io non appartengo a questo paese ed è per questo che commetto delle colpe gravi e che avrei meritato di essere punito. Che cosa dici, Bander? Io sono di un'altra razza. Non dirmi che non è così. Tu mi hai trovato 17 anni fa. Ma tu sei il principe. Eppure sono diverso da tutti gli altri. Parliamo dell'anello mutasembianze. Non ha alcun effetto su di me, mentre mia sorella Mimur riesce a trasformarsi in qualunque cosa. Che genere di essere vivente sono? Insomma, chi sono io? Tu sei mio figlio, mio e di nessun altro. Sei mio e io sono molto fiera di te. Il resto non conta. Credimi, Bander. Credi nel bene che ti voglio. Bander è un valoroso, nessuno riesce a batterlo. Principessa Mimur. Sì. Voi siete innamorata del principe Bander, vero? Non lo negate, vi conosco bene. Veramente io? Sì, lo amo. Questo non è possibile, principessa Mimur. Perché non è possibile? Semplicemente perché il principe Bander è mio fratello. Ma tu lo sai che io e lui non siamo fratelli di sangue. Bander è stato trovato da te e da mia madre 17 anni fa sulla spiaggia. So anche che appartiene a un'altra razza. Ma non mi importa, io gli voglio bene. Vi dico che non è possibile, ci sono cose che voi non sapete. Ah, e che cosa? Che cosa non so? Avanti, dimmelo. Il principe Bander. Sei diventato un vero guerriero, Bander. Padre, non capisco una cosa. Perché dobbiamo imparare a lottare, a combattere? Il nostro paese, che tutti ci invidiano per le sue bellezze, è in pace da sempre. Allora per quale strana ragione dobbiamo imparare a maneggiare la spada? È vero, Bander, l'intero universo vive in pace. Tuttavia si dice che vi sia ancora un pianeta dove avvengono distruzioni spaventose. Questo. Il pianeta si chiama Terra e somiglia al nostro pianeta Zubi. La Terra era verde e fertile. Gli animali vivevano in libertà. Ma gli esseri umani li estirparono dal loro ambiente per poi adattarlo alle proprie esigenze. E continuarono a distruggere uccidendosi l'un l'altro. Centinaia, migliaia, milioni di persone si uccisero tra loro. Una ragione fu l'intolleranza. Uomini neri, bianchi, gialli, rossi, delle regioni calde, delle regioni fredde, genti di razze diverse si combatterono fra loro per migliaia di anni. Un'altra ragione di divisione furono le diverse religioni praticate dai vari popoli. Molte religioni sono state costrette a subire persecuzioni. Un'altra ragione ancora fu l'espansione territoriale delle nazioni. Molti paesi sostennero guerre lunghe e sanguinose per il possesso di alcune zone molto limitate. Alla fine, la loro brama di conquista si estese anche allo spazio. Ecco, ora sai come sono fatti i terrestri. Avrei preferito non saperlo. Dobbiamo essere pronti a difenderci. I terrestri possono attaccare qualsiasi pianeta e ucciderne gli abitanti allo scopo di impadronirsi di tutte le ricchezze che trovano. Sapete che io non voglio code così grosse. Preferisco quelle codine lunghe e sottili. Sono più buone e si digeriscono molto meglio. Non permetterò mai che i terrestri ci facciano del male, padre. Li combatterò. Tu, Bander, sei un valoroso. Nessuno avrebbe il coraggio di affrontarli. Ma ricordati quello che ti dico. Qualunque cosa succeda, tu non devi mai uccidere un avversario, mi hai capito? Anche se è un nemico, non devi mai togliergli la vita. Lo so, padre, lo so. Ah, sei tu. Che cosa fai qui? Volevi dirmi qualcosa, Mimur? Bander. Io ti voglio bene. Pensavo di dirlo a mio padre. E la mamma? Lei lo sa già. Davvero? Sì, ma non dice nulla. È molto triste. Perché siamo fratello e sorella. Ma questo non è vero, quindi non è un problema. Bander, anche la mia governante è contraria. Perché? Ecco, lei dice che il nostro è un amore impossibile. Perché? Perché appartenga a un'altra razza, per caso? C'è di più. Vieni da un altro pianeta. Che cosa vuoi dire, Mimur? Ecco, è qui che mia madre ti trovò 17 anni fa, in un oggetto metallico. Sono riuscita a far parlare la governante. L'oggetto metallico adesso è in quella grotta, ma io non ho avuto il coraggio di entrarci da sola. È laggiù. Lo sai, Mimur, questa è una specie di capsula spaziale. Bander, dicono che tu eri lì dentro. Guarda come l'ha ridotto l'umidità. Allora è così che sono arrivato. Sta attento! Bander! Ascolta, ascolta. Chi sei tu? Che cosa vuoi da me? Bander, che ti succede? Io sono la capsula robot che ti ha portato su questo pianeta. Ti sto parlando attraverso la tua mente. Se il tuo nome è Bander, ascoltami. Tu sei un essere vivente del pianeta Terra. Poco dopo la tua nascita i tuoi genitori furono uccisi da un uomo malvagio. Ma prima di morire ti chiusero dentro di me e ti lanciarono nello spazio, sperando che tu un giorno potessi vendicarli. Adesso devi tornare indietro, Bander. Torna sulla Terra. Torna sul pianeta dove sei nato. Bander, stai bene? Cosa c'è? Rispondimi. Coraggio, cerca di riprenderti. Bander è nella sua stanza da 3 giorni ormai e non vuole parlare con nessuno. Mimur, tu sai che cosa gli è successo? Perché si comporta in un modo così strano? Se sai qualcosa, dimmelo, ti prego. Abbiamo visto vicino alla spiaggia uno strano oggetto di metallo. Era in una grotta. Così siete riusciti a trovarlo? Sì. Te l'aveva detto qualcuno? Certo, è stata la governante. Perché? Doveva rimanere un segreto. Bander è stato colpito da un oggetto luminoso, mamma. E inoltre ho avuto l'impressione che gli abbia detto delle cose orribili. Davvero? E che cosa gli avrebbe detto? Non lo so, non ho sentito una parola. Solamente lui era in grado di ascoltare. Ho tanta paura di perderlo. Ho il presentimento che presto se ne andrà lontano. Molto lontano. Adesso lo so. Io sono un terrestre, Mimur. No, non lo dire. Perché nasconderlo ormai? Sono un terrestre, appartengo alla razza più crudele e più spregevole che esista nell'universo. Non lo dire, nessuno lo saprà mai. No, tutti lo verrebbero a sapere prima o poi. La gente si ribellerebbe a tuo padre perché ha allevato un nemico. Non c'è soluzione, tornerò sulla Terra. No, tu non puoi andare via. Che cosa ne sarà di me? Hai pensato a questo? Mimur, lo sai che ti voglio bene, ma non ho scelta, devo andarmene via. Allora portami con te, ti supplico, Bander. Se partissi anche tu, che ne sarebbe di tuo padre e di tua madre? Spezzeresti loro il cuore. No, Mimur, mi dispiace da morire, ma devi restare qui con loro. Sta andando tutto a fuoco, guarda, è il palazzo. Cosa è successo? Parla. Un mostro venuto dal cielo ha lanciato un'enorme palla di fuoco contro di noi. Il palazzo non è stato colpito. Padre. Banda, Mimur. Vedo con gioia che siete salvi. I terrestri sono arrivati anche qui. Cosa? Hanno lanciato delle enormi palle di fuoco da una grossa nave che riesce a volare nel cielo. Sembra che si tratti di una sola nave volante. Eccola lì. Ma è mostruosa, mette veramente paura. Se quelli sono terrestri, non abbiamo molto tempo da perdere. Voi nascondetevi, presto. Basto io a combatterli. No, io non te lo permetto. Giusto, non lo farai. Vi supplico di darmi ascolto, altrimenti morirete tutti. Madre, solo io sono in grado di fermarli. I terrestri non devono vedervi. Nascondetevi. Ma dove andiamo? Trasformatevi in animali e correte tutti a nascondervi nella foresta. Svelta, anche tu, Mimur. No, no, Bander. Io non mi muovo, voglio rimanere con te. È troppo pericoloso. Ordina a tutti di trasformarsi in animali e di nascondersi nella foresta. Sì, maestà. Bander, ti uccideranno. Non ho paura di nessuno. Stanno arrivando. Nascondetevi. Ma è possibile che qui non ci sia nessuno? Che diavolo ci fanno qui tutti questi vestiti? Già, strano. Ma dove sono andati tutti? A fare il bagno? Guardate quanti animali e quanti uccelli. Fuggono spaventati. Divertiamoci ad abbatterne un po'. No, aspetta. Cerchiamo nella reggia prima. Qui non c'è nessuno. Ci sono io. E chi diavolo sei, ragazzo? Io sono un terrestre, come lo siete voi. Cosa? Non può essere. Non è vero. Tu ci stai prendendo in giro. Vi dico che sono un terrestre in carne e ossa. L'unica differenza è che io sono arrivato qui prima di voi. Capo, c'è uno strano tipo da questa parte. Come ti chiami? ragazzi. Il mio nome è Bander. Io mi chiamo Black Jack. Non starò neanche a chiederti come tu abbia fatto a capitare qui. In ogni caso, questo pianeta non mi interessa minimamente. L'unica cosa che mi interessa è il denaro. In questo pianeta sono tutti morti da anni, Black Jack, e non c'è né denaro né ricchezza che tu possa portare via, quindi vattene subito. Vedo che hai del fegato, ma sta attento, ragazzo, io non perdono mai facilmente. Se stai pensando di rubare, t'avverto che devi vedertela con me. Ah, no, calma. Non fare il furbo, piccolo. Dammi tutti gli oggetti di valore che ci sono in questo palazzo e noi ce ne andremo. Ah, fermo dove sei, Black Jack, non fare un altro passo. Sei completamente pazzo. Capo, che ne dici se lo facciamo fuori? No, fermo. Il ragazzo mi interessa. E vorresti combattere con la spada? Non hai una pistola? Che cos'è una pistola? Piantatela, qualcuno mi dia una spada. Bene, sarà un regolare duello. Se mi batti, ce ne andiamo. Ma se vinco io, la tua vita e tutti i beni di questo pianeta mi appartengono. Devo ammetterlo, sei davvero in gamba, mio piccolo Bander. Oh! Adesso muori. Capo, abbiamo trovato una ragazza. Mimur, ma perché? Bander! Perché sei venuta qui? Ti avevo detto di restare nella foresta. Bander, io avevo tanta paura per te. Non saresti dovuta venire. Avresti dovuto pensare a te stessa. Adesso che ho visto che sei vivo, di me non mi importa proprio niente. Hai fatto una cosa che non dovevi fare. Tu hai mentito 2 volte. Hai detto che tutti gli abitanti di questo pianeta erano morti e che tu venivi dalla Terra. Io detesto i bugiardi. Portatela via. Bander! Mimur, lasciatela, maledetti! Ah! Ah! Spinta orizzontale. Mimur. Non troviamo più la ragazza. Cosa? Presto, cercatela in tutta la nave spaziale. Come stai? Dov'è Mimur? Mimur? Ah, ho capito, la ragazza che era con te. Beh, è scomparsa. Cosa? Era a bordo, la stiamo cercando, ma non si trova. Mimur è scomparsa, ma allora? Allora niente, la stiamo ancora cercando. Ma se per caso è entrata nella camera di eliminazione dei rifiuti, allora è spacciata. Non è possibile. Non è possibile. Tu l'ami, non è vero? Maledetto. Maledetto! Ti lascio su questo pianeta, Bander. Avrai quel coltello e la pistola, ma bada che la pistola non funziona. Vediamo se riesci a sopravvivere con quelle 2 armi. Se te la caverai, forse ci incontreremo ancora. No, io non posso morire. Troverò il modo di tornare sulla Terra. Spero di ritrovarmi davanti quel maledetto un giorno. non funziona. Forse questa è acqua. Ma è Mimur! Fermi! Che c'è? Lasciate stare quella ragazza, chiaro? Andate via! Ma che ti prende? Chi sei? Questo non importa. Voi non la ucciderete. Ma noi non volevamo ucciderla, volevamo solo catturarla. Sicuro. È una creatura capace di cambiare aspetto. Se la catturiamo la venderemo a buon prezzo. Se non ve ne andate subito vi ammazzo. Ehi, stai scherzando, non è vero? Che cosa vuoi fare? Spararci? Avanti, prova. Sparite prima che conti fino a 3. Allora. 1. 2. Non sparare, facciamo come dici, ce ne andiamo via. Non ho nessuna voglia di morire per tanto poco. Fatti vedere in faccia. Strano, ero certo di aver visto il viso di Mimur. No, è stata la mia immaginazione. Beh, ti saluto, va pure dove vuoi. Io devo andare nella città più vicina. Un cavallo. Ehi tu, nessuno da queste parti conosce il pianeta Terra? Va a Salundiet, il padrone è un terrestre, ma attento, è frequentato dalla banda di silicone. Grazie. Tu aspettami qui. Scusa tanto, sei tu, Ed? Sei un terrestre? Ma sicuro, amico. E con questo? Volevo chiederti da quanto tempo sei qui. Stammi bene a sentire, amico. Qui dentro si viene solo per bere, non per fare domande stupide. Cosa bevi? Niente. Non ho voglia di niente per il momento. Vorrei sapere qualche notizia sulla Terra. Ecco, sì, per esempio, 17 anni fa, tu che cosa facevi? Dov'eri? Non so che cosa dirti, non mi ricordo niente. Piantala, ragazzo. Vattene via. Questo non è posto per poppanti. Sparisci alla svelta. Sta calmo, Manganese. Hai bevuto qualche bicchiere di troppo. Anche i robot non devono esagerare. Chiudi il becco! E ora dammi da bere. Svelto, se non vuoi che ti distrugga il locale. Tu faresti bene ad andare via, ragazzo. Ma chi è quel pazzo scatenato? È Manganese, della banda di silicone. È un robot terrestre e ha tutti i peggiori difetti dell'uomo. Ehi, moccioso, dove stai andando? L'uscita non è da quella parte. Petrolio. Non ti voglio più vedere davanti a me. Sparisci. pace all'anima sua, anche se era il peggior fuorilegge dei dintorni. Hai detto che era uno della banda di silicone, vero? Sì, il loro covo è sulle montagne, a nord. Ammazzano chiunque si avvicini. Sono dei robot sanguinari. Tutto ciò che sanno fare è uccidere. E inoltre tengono delle donne in ostaggio. Eh? Delle donne in ostaggio? Sicuro. Tu mi hai chiesto prima cosa facevo 17 anni fa. Ti rispondo adesso. Vedi, io non amo parlarne. 17 anni fa ero ancora sulla Terra. Che cosa ricordi? Beh, ci fu una grande tragedia. Un'astronave dove c'erano dei colonizzatori spaziali esplosi in volo. Pensa, morirono 500 persone. Ma secondo la polizia spaziale si trattò di un vile attentato per uccidere un grosso personaggio che era a bordo. Chi è stato a volere la morte di questo grosso personaggio? Io non ne so assolutamente niente. Dicono che re Borbone VII di Sirio dovrebbe conoscere il nome dell'assassino. Chi è Borbone VII? È il re del pianeta più vicino. I terrestri sono decisi a occupare anche Sirio VIII. Pare che lì ci siano delle enormi ricchezze. Hanno già preso in ostaggio la figlia del re, la principessa Marina, che attualmente è tenuta prigioniera nel covo della banda di silicone. Sono disposti a restituire la principessa a Borbone VII a una sola condizione. Il re deve cedere ai terrestri il controllo del pianeta. Se tu riuscissi a liberare la principessa e a riportarla su Sirio VIII, il re ti direbbe tutto ciò che vuoi sapere. Ma forse è sciocco parlare di salvarla. No, io lo farò. Che hai? Ti sei dato ai bagordi in città, manganese? Su, scendi da cavallo. Voglio vedere se ti reggi in piedi. Senti, piantala, non credere di spaventarmi, mostriciattolo! Finalmente, il capo ti farà a pezzi quando ti vedrà. Eccomi! Che hai fatto, manganese? Ti sei ubriacato un'altra volta. Se non fosse un robot ti succhierà il sangue fino all'ultima goccia. Lo sai che devi preparare la bara per la principessa Marina, idiota! Bravo, corri al lavoro, perché la prossima volta ti faccio davvero a pezzi. Sei tu? Cosa? Che vuoi dirmi? Non riesco a capire. Allora, un enorme mostro prenderà la principessa e la chiuderà qui dentro e la lancerà nello spazio. Ma perché? Giusto, per nasconderla. Da chi hai saputo queste cose? Ah, Dracula, ora capisco quel farabutto. Sta a sentire, entra qui dentro, presto. Trasformati in un materasso. E quando ci metteranno la principessa Marina la aiuterai a fuggire. Hai capito bene? Stanno arrivando. Prego, principessa Marina, dopo di voi. E adesso entrate qui dentro. Perché mai? Io avrei deciso di portarvi altrove, principessa Marina. Prego, accomodatevi. E ora, mia cara principessa, dobbiamo separarci con un bacio. Fermo! Ah! Oh, mi sono morso la lingua un'altra volta. Dentoni? Come farò adesso? Chi è? Penso io ora ad abbatterti, idiota! Prendi! Principessa, Principessa Marina, ti prego, rispondimi, dimmi qualcosa. Devi aver sofferto molto, ma adesso è finita. Ho visto che ci sono parecchie astronavi nel covo della banda di silicone e forse ce ne sarà una con la quale poter raggiungere Siriotto, il tuo pianeta. È la cosa che più vorrei, ma tu chi sei? Io sono un terrestre e mi chiamo Bander. Bander, ti ringrazio di tutto cuore. Posso chiederti una cosa? Perché mi hai salvato? Te l'ha chiesto mio padre? No, no Marina, è stata un'idea mia. Ma perché? Perché l'hai fatto? Ecco, era un modo per conoscere tuo padre, per conoscere il pianeta dove tu vivi. E poi mi ha fatto piacere averti potuto aiutare. Cosa dite? La principessa Marina è davvero tornata! La principessa è qui? Oh, che magnifica notizia! La principessa è tornata! Andiamo d'accordo! Che giorno di felicità! Che giorno che bello! Ascoltate, io devo al coraggio del giovane Bander la mia liberazione. Oh, figlia mia! Padre! Questo è il giorno più bello della mia vita! Così il nostro piano per impadronirci di Siriotto è fallito. Già, direi di sì. Rinchiudi dove sai quel dannato pazzo che l'ha liberata. Con vero piacere. Vai! Padre mio! Marina! Da questa parte, prego. E vedi, un eroe come te merita ogni riguardo. Ti sarà riservato ogni onore. Senti una cosa, tu sei un terrestre, vero? Sì, certo, certo. Anch'io sono un terrestre. Davvero? Sto cercando un criminale che ha ucciso 450 persone. È veramente un criminale pericoloso da trovare subito e rinchiudere in prigione e magari anche giustiziare. Ha fatto esplodere un'astronave in volo. È successo 17 anni fa. Che criminale! Ah! Bene, ora ci potrei pensare con molta calma. Riesco a capire, non vedo Bander, dov'è? Ecco, vedi, ho pensato di affidarlo agli altri terrestri, bambina mia. Ma io devo la vita a Bander, anche lui avrebbe dovuto prendere parte ai festeggiamenti. Sì, certo, ti ha salvata, ma non vedo di buon occhio i terrestri. Padre, vi assicuro che non è come gli altri. Bander è leale, onesto e coraggioso. Chi sei tu? Dimmi almeno chi sei. Sono Sherlock, sono il celebre studioso. Bander! Bander! Che altro c'è? Sei tu, Bander? Che vuoi? Vederti in faccia. Così sei tu quello che ha liberato la principessa Marina. Perché mi avete chiuso qui dentro? Hai mandato all'aria il nostro piano, idiota. E qual era questo vostro piano? Avremmo restituito la principessa al padre solo se lui ci avesse concesso il controllo di Siriotto. L'avevate rapita voi, Marina. Pensa a quello che vuoi, ma intanto rinfrescati le idee nell'acqua gelida. Ah! Ah! Allora, terrestre, come stai? Ciao, sono Bander. Lo so, te l'ho sentito dire. Sembra che non ti piaccia questa cella d'acqua. No, proprio per niente. Non dirmi che a te piace. Ah, a me va benissimo. In fondo è come fare un bagno. Gli abitanti di questo pianeta vivono senza problemi finché hanno i piedi nell'acqua. Quando c'è acqua non abbiamo problemi di sopravvivenza, mentre voi terrestri dovete mangiare se non volete morire. Vuoi dire che la gente di questo pianeta non mangia? Noi non facciamo niente di così primitivo. Si può dire che ogni abitante di questo pianeta sia a dieta liquida. Altre domande? Sicuro. Vorrei che tu mi dicessi tutto quello che sai sulla Terra. Che cosa vorresti sapere? Vuoi che ti parli delle donne? Dunque le ragazze terrestri di solito sono... No, quello è un argomento che non mi interessa adesso. Voglio conoscere il passato della Terra. Parla, ti prego. Ah, il passato della Terra. D'accordo. Dunque il passato della Terra si perde nella notte dei tempi, ma possiamo dire che nacque 40 milioni di anni fa. Tieni presente che quasi tutti i pianeti hanno origini simili. Per quello che voglio sapere io sei andato troppo lontano nel tempo. Ho capito, Bander, vuoi sapere degli animali tuoi antenati. Tutti gli esseri viventi nacquero nell'oceano. Si può affermare che l'oceano è la madre di tutti. Nel corso di milioni di anni la materia sospesa nell'acqua subì mutazioni complesse. Poi intorno alla materia si formò una membrana per trattenere l'acqua. Quindi si giunse all'evoluzione della cellula. Alcuni pensano che l'uomo derivi dalla scimmia, ma al contrario degli altri animali esso è molto cattivo. A che cosa si deve questa differenza? Una ragione deve pure esserci, non ti pare? Però anche i terrestri avranno un po' di coscienza. Se tutti discutessero le cose in maniera pacifica, allora... Forse questo non sarà mai possibile. C'era un uomo coraggioso che la pensava come te. Beh, è stato ucciso 17 anni fa. Che 17 anni fa... Hai parlato di un uomo coraggioso assassinato. Chi era? Voglio sapere il suo nome. Su, dimmi come si chiamava. Avanti, ti prego, parla. Beh, quell'uomo era il dottor Kudo. Dottor Kudo? Marina, stai ancora pensando a quel ragazzo, a quel Bander, non è vero? Non devi, Marina, e tu sai perché. Non ha alcuna importanza quanto tu lo ami, ma voi due non potrete mai diventare marito e moglie. Noi di Siriotto non siamo come i terrestri. Tu sai che se restassimo feriti ci sarebbe una sola cosa da fare, affondare le nostre radici nell'acqua e diventare immobili. Non mi importa niente. Sono tornati i banditi spaziali. Non si accontentano mai, vogliono dell'altro bottino. Salve. C'è qualcosa che non va, cara principessa? Sto cercando qualcuno. Naturalmente si tratta di Bander, vero, principessa Marina? Sì, è così. Non riesco a trovarlo da nessuna parte. Beh, ecco, non è più su questo pianeta il piccolo Bander. Inutile chiedere chi è responsabile di tutto questo, credo. Credi che sia stato io? Ti sbagli. Io non crederò mai che Bander se ne sia andato senza neanche salutarmi, senza dirmi una parola. Invece di discutere, perché non mi concedi l'onore di un ballo, principessa Marina? No, mai. Non vi sopporto, lo sapete. Voi trattate sempre male mio padre. Beh, se vuoi che sia gentile con tuo padre, sai cosa devi fare. Ho capito benissimo. Voi vorreste che vi sposassi. No, mai. Non farò mai una cosa del genere. Se diventassi il viceré di questo pianeta, le relazioni con la Terra migliorerebbero. E poi, principessa, tu dimentichi una cosa importante. Io ti amo, non sai quello che provo per te. No, lasciatemi! Lasciatemi o urlo! Fa come ti ha detto. Lasciala andare, Dokudami. Eh? Io non credo che tu dovresti prendere simili iniziative. Dovresti solo ubbidire agli ordini del dittatore Vidor come un servo fedele. Come ti permetti di parlarmi così? Chi sei tu? Abbiamo provato a trattare con il popolo terrestre infinite volte. Abbiamo cercato di arrivare a una soluzione pacifica, ma è stato inutile tutto. Ah, sei tu! Sapessi quanto sono contento di rivederti. Credevo di averti perduta. Sei passata attraverso le sbarre. Ascolta, pensi di riuscire a trovare un modo per liberarmi? Maledetto. Venite con me. Guarda, questo è il mio laboratorio di ricerche. Che te ne pare? Devo dire che è molto utile per i miei studi. Di che ti occupi esattamente? No, non c'è limite alle mie ricerche. Io passo dai misteri dell'universo agli scherzi più innocenti. Oh, che cos'è? Fermo, fermo, non toccare! Oh. Ma di che si tratta? È qualcosa di estremamente pericoloso. L'universo è pieno di forze dannose, le cosiddette forze distruttrici, e questa è una di esse. È la più pericolosa di tutte, è la forza del terrore. Accosta l'orecchio a uno di quei contenitori e ascolta. Lo senti? Il suono del terrore? Paura della morte, paura della fame, paura della solitudine, paura delle privazioni, ma la forza del terrore è la fonte di tutte le paure. Ci sono voluti 10 anni di studi per riuscire a isolarla e intrappolarla. Se qualcuno per qualche motivo criminale la facesse uscire da quei contenitori e la liberasse nuovamente, le conseguenze sarebbero disastrose. Il terrore dilagherebbe ovunque. Guarda, Bander, stanno arrivando un sacco di ospiti da altri pianeti. Adesso capisco. Credo che siano qui per festeggiare il ritorno della principessa Marina. Già, la principessa Marina. Vorrei vederla. Sono preoccupato, ho tanta paura per lei. Ah, ma quella laggiù è la principessa Marina. Senti, mi fai un favore? Mi porteresti lì da lei? Perché non mi ci vuoi portare? Ti prego, fammi questo piacere. Avanti, coraggio, ci tengo molto, lo sai. Inventa qualcosa, sei così brava. Adesso trasformati in un mantello e nasconditi. Dai, non è il momento di fare la timida, non c'è niente di male se mi abbracci. Molto bene, direi che è perfetto. Principessa Marina, vieni giù, sono Bander. Bander! Oh, come sono felice di rivederti. Bander, t'ho cercato dappertutto. Mi hanno perfino detto che non eri più su questo pianeta. E invece ora ti rivedo. Sono stato chiuso in una prigione da certi farabutti. Il mio e il vostro nemico è Dokudami, l'ambasciatore della Terra. Dokudami? Sì, il suo intento è chiaro. Vuole prendere il posto di tuo padre e impadronirsi del pianeta. Aveva anche imprigionato Sherlock, il grande studioso. Sì, ha detto anche che attaccherà e distruggerà il mio popolo se io non farò quello che vuole lui. Ti assicuro che sono disperata, Bander. Che vuole da te? Insiste che dovrei sposarlo. Che uomo infame. Il suo piano è chiaro. Vuole te, vuole il pianeta, vuole tutto lui. Ma non ci riuscirà. Non riuscirà a ottenere niente di tutto questo. Io glielo impedirò e gliela farò pagare. Ah, questa io non me l'aspettavo. Già è un tipico esempio di amore a prima vista. Accidenti, però. Vieni con me. Bene, ora torneremo nel tuo laboratorio, mio caro Sherlock. Hai dato a quell'idiota di Re Borbone VII un sacco di pareri che hanno contribuito a ostacolare i miei piani, il che ti rende un nemico pericoloso, un nemico da eliminare. Prenderò io questa roba. Fermo, per carità, non lo fare! Oh. Prendi la forza del terrore. Io sono l'unico che possa difenderti da quell'uomo, Marina. Bander, ascoltami. Io credo di volerti bene. Ti prego, resta qui. No, questo non posso farlo. Ho capito, vuoi tornare sulla Terra. Bene, io verrò con te. Ma che cosa succede? Smettila! Non fare la stupida! Ma che ti prende? Smettila! Basta! Che cosa ti è successo? Allora si può sapere perché ti sei arrabbiata tanto? Attenzione! Re Borbone, ascoltami! Ascoltate tutti, abitanti di Siriotto! Questa è la voce di Dokudami! Qui parla Dokudami, l'ambasciatore della Terra. Mi sono impadronito della forza del terrore che era nel laboratorio di Sherlock. Se non accettate le condizioni poste dalla Terra, spargerò immediatamente il terrore sul vostro pianeta. E voi sapete che faccio sempre quello che dico. Le condizioni che dovete accettare sono queste. Il re deve abdicare e io, quale viceré, sposerò la principessa Marina. No, non voglio! Re Borbone VII, devi rispondere a nome dei tuoi sudditi. Accetti o no? Portatemi un microfono. Terrestri, che cosa volete? Perché volete impadronirvi del nostro pianeta? Non vi serve. Qui ti sbagli. Lo useremo per impiantarci una base spaziale. Aspetto una risposta e se sarà no vi distruggerò. Che cosa vi abbiamo fatto per meritarci un trattamento simile? Basta, è inutile discutere. Bada, la mia pazienza ha un limite. Rispondi sì o no? Sta tremando, adesso celerà. Che diavolo succede? Un attacco missilistico. Maledetti, ma chi siete? Sono Black Jack, un pirata spaziale. Se voi provate ad aprire il contenitore dove è stato intrappolato il terrore, non avrete scampo, morirete immediatamente. Oh, dicono che Black Jack sia molto pericoloso. Maledizione, proprio adesso. Basta, smettetela di parlare. Datemi quel contenitore. Non l'avrai mai. Ti consiglio di fare come ti ho detto. Ne ho sistemata di gente io. Non credere che abbia paura di un vigliacco come te. Sta attento, io sono un ambasciatore della Terra ed esigo rispetto, hai capito? Rispondete al fuoco, presto! È inutile, non possiamo niente contro di loro. Presto, andiamo via di qui, scappiamo! Cessate il fuoco! Sì, capo. Sono salvo. Andate a prendere quei due. Il nostro capo vuole vedervi. Venite con noi. Così ci incontriamo di nuovo, eh? Come stai? Allora, che altro vuoi, bandito? Tu verrai con me e daremo insieme la caccia a Dokudami. Noi siamo pronti, Black Jack. Bene, non perdiamo altro tempo. Pronti al decollo. Benvenuta, principessa. Voglio la velocità di Dokudami. Capo, il nemico viaggia alla velocità della luce. Non ci scapperanno. Massima spinta. Bene. Spinta 1583. Si trovano a 1000 miglia da noi. Ci stanno raggiungendo, via! Tu non mi sfuggirai. Fermi dove siete. Gettate le armi. Non fare il pazzo. Dobbiamo pensare a Dokudami ora. Non parlare, Black Jack. Sei un bandito. Hai saccheggiato anche troppi pianeti, ma adesso hai finito. Hai chiuso. Davvero? Non ho il tempo di discutere con te in questo momento, Bander. Getta la pistola. Dammi ascolto o ti uccido. Se vuoi uccidermi puoi farlo. Tu hai un'arma in mano. Sta tranquillo che lo farò. Non bisogna avere alcuna pietà con un bandito e un assassino come te. E allora coraggio, avanti. Che cosa aspetti a spararmi? Allora? No! Preferisco spaccarti la faccia. Che succede? Sta per investirci una cometa. Maledizione, datemi subito la distanza. Quanto è lontana? 10 anni luce. Computer, è l'unico modo per evitarla. Questa non ci voleva. Comete. Sulla nostra traiettoria. Fai qualcosa, stanno per colpirci. Io non voglio morire. Affidiamoci al computer. Siamo fortunati, vedo che il computer sta facendo un buon lavoro. Speriamo che continui così. Salvaci, computer, salvaci, siamo nelle tue mani. C'è un buco nero a 0,4 anni luce, sta inghiottendo le comete. Vira di 100 gradi. Dobbiamo rinunciare all'inseguimento di Dokudami. Il computer non risponde! Sbrigati, comando manuale! È inutile, siamo attratti dal buco nero! Massima spinta, tempo! Massima spinta, massima spinta! (1847). Ci avviciniamo alla Terra. Che cosa? Bander! Bander, dove sei? Ah! Chi avrà perduto quell'anello? Oh! Guardate! La Terra! Siamo salvi! Pensavo che fosse finita per noi. Così quella è la Terra. Somiglia veramente al pianeta Zubi. Capo, c'è Dokudami davanti a noi. Si disintegrerà al contatto con l'atmosfera. Ah, a bordo hanno la forza del terrore. Ormai non c'è niente da fare, resisterà solo pochi secondi, poi sarà la fine per loro. Si sono disintegrati. Guarda! Quello è il terrore! Sembra un serpente senza fine. Si sta avvinghiando alla Terra. Il terrore ha invaso ogni parte del pianeta Terra. Che cosa è successo? C'è stato un salto di tempo. Siamo sulla Terra di 1 milione di anni fa. Il sistema spinta-tempo si è guastato. Bander, ti piace la tua patria? Marina, sì. Questo è il momento buono per fuggire. Tieniti pronta. Che ne dici? Scappiamo! Black Jack, che è successo? Stanno scappando. Sparate! Non uccideteli, sono solamente dei ragazzi. Mi sto chiedendo una cosa. C'è mai stato niente di più folle in tutto l'universo? I terrestri che liberano la forza del terrore sul loro stesso pianeta. C'è niente che tu possa fare? Non lo so, ma qualcosa vorrei fare per la Terra. Bander, Marina, svelti! Salite a bordo! Presto, presto! Non riesco a capire. Come hai fatto a respingerli? Che razza di macchina è questa? Una macchina del tempo. Che hai detto? E a che cosa serve? Ecco, questa macchina può annullare all'esterno gli effetti del tempo. In questo momento noi stiamo andando dal passato al futuro. Ho capito. L'evoluzione dei terrestri di cui parlava Sherlock è stata provocata dalla forza del terrore. Attento, Bander! Non mettere fuori la testa. Ecco, osserva la storia dell'uomo. È la storia della paura e del terrore. Stiamo andando verso il nostro tempo. Certo. Possiamo arrivare al tempo in cui sono nato. Quando è stato? 17 anni fa. Vorrei rivivere il giorno in cui furono uccisi i miei genitori. Bander, dimmi, qual è il nome di tuo padre? Hanno detto che si chiamava Kudo. Che? Sembra che mio padre fosse uno scienziato e un politico importante. Sei sicuro? Sì, credo di sì. Così mi hanno detto. Se tu fossi davvero suo figlio, io... voglio rivederlo. D'accordo, io ti posso portare a casa di questo Kudo. Allora tu lo conoscevi? Molto bene. Si è ridotto così il nostro pianeta. Sì. Questa è la Terra nell'anno in cui sei nato. Ma è orribile. L'uomo non può vivere in un ambiente simile. Computer delle mie trame, chi è l'umano più potente del reame? Il dottor Kudo? L'uomo che vuole prendere il mio posto. Lo sapete che il nostro più grande nemico sta conducendo una violenta battaglia contro coloro che hanno reso moderno questo pianeta, coloro che hanno costruito un sistema di difesa insuperabile e hanno conquistato lo spazio. Dimmi, computer, che dobbiamo farne del dottor Kudo. Dottor Kudo, perché sfrutta ogni più piccola occasione per attaccarmi? La mia pazienza ha un limite e lei ha già superato questo limite. Mi dispiace, ma non so che farci. Lei ha sempre ignorato totalmente i miei pareri ed è per questo che io le sono contro, Presidente Vidor. Questa modernizzazione spinta ha distrutto l'ambiente quasi completamente. L'uomo e lo stesso pianeta sono in grave pericolo. La smetta. Che cosa sta dicendo, Dottor Kudo? Io credo di governare bene, seguo scrupolosamente tutte le istruzioni e tutte le analisi fatte da Vaxena. Non vorrà mettere in dubbio Vaxena, spero. Ma quello che sta dicendo è assurdo. Vaxena è soltanto un computer, non è infallibile. Non possiamo lasciare il destino del mondo nelle sue mani. Apra gli occhi, Presidente Vidor. Guardi quello che sta succedendo attorno a lei. Le masse vivono male, non la sopporteranno a lungo. È un vero peccato che sia contro di me, Dottor Kudo. Lei è un così valente scienziato. Ah, un'altra cosa, Presidente Vidor. Ha fatto rapire mio figlio più grande per costringermi a tacere, ma io non cederò mai a questo genere di intimidazioni. Cosa io avrei fatto rapire suo figlio? Ma è un'assurdità. Quell'uomo sta diventando un grosso pericolo per me, devo fare qualcosa. Com'è andato il colloquio, dottor Kudo? È riuscito a ottenere qualcosa? No, ho perduto solo tempo. E che cosa ne sarà di noi adesso? Dobbiamo distruggere quel computer. Da soli non ce la faremo mai. Dovremo chiedere aiuto agli altri popoli dello spazio. Farò un viaggio ed esporrò il nostro problema. E se la popolazione della Terra si riunisse contro Vidor? Per distruggere Vaxena è assolutamente necessario l'aiuto del popolo spaziale. Una volta distrutto quel computer, ci sarà possibile cancellare ogni malvagità dalla faccia della Terra. Bene, dottor Kudo. Ma stia attento. Ecco dove siamo arrivati. L'uomo è totalmente impotente. Adesso non può neanche distruggere il computer che egli stesso ha costruito. Ecco, questa è la casa del dottor Kudo. Scendiamo! Aspetta, calmati. Partendo dal passato, siamo arrivati a 17 anni dal nostro presente. Può essere pericoloso uscire di qui. Lo so. Ma ci sono altre cose che non sai. La storia non può essere cambiata e basta il minimo incidente e tu e io svaniremo nel nulla. Innanzitutto diamo un'occhiata in giro. Voglio impedire che uccidano mio padre. Sei pazzo, è impossibile. Te l'ho detto, nessuno può cambiare il passato. C'è un bimbo in quella culla. Deve essere il figlio del dottor Kudo. Ma certo, sicuro, perché non ci ho pensato prima. Quel bimbo sono io. Come puoi esserne così sicuro? Hai ragione, devo vedere il bimbo da vicino. Ti prego, Black Jack, fammi uscire subito da questa macchina del tempo. Va bene, ti concedo di stare fuori per 3 minuti, ma devi promettermi una cosa, Bander, di non fare niente di avventato. Hai la mia parola. Dissolvo la barriera. Non fare pazzie. Sta tranquillo, non mi succederà niente. Sì, sono io. Sono proprio io. Sono nato da un paio di mesi al massimo. Se è vero che la storia non può cambiare, diventerà quello che sono io adesso. Dobbiamo partire proprio stasera. Sì, perché Vidor ci vuole uccidere. Prima partiamo e meglio è. E tu chi sei, ragazzo? Padre, io. Si può sapere che cosa stavi facendo qui? Ecco, non sono venuto con cattive intenzioni. Sono uno che è contro Vidor. Come sei entrato in questa stanza? Ma che cosa sta succedendo? Niente, c'è un ragazzo in casa. Senti, io ti ho già visto da qualche parte. Oh, madre. Il mio bambino sta male. No, io lo stavo solo guardando. Non c'è tempo da perdere, andiamo. Non salite a bordo di quell'astronave. Morirete di sicuro. Noi moriremo anche restando qui. Non andate, verrete uccisi, verrete assassinati. Dobbiamo partire assolutamente per salvarci e per cercare aiuto. No, non dovete morire, non voglio. Tu non devi morire, padre mio. Cosa, padre? Ragazzo, perché mi hai chiamato padre? Credo che tu ti sbagli. Noi non abbiamo un figlio della tua età. Avevamo un altro figlio, un figlio più grande, ma ci è stato rapito e non sappiamo proprio che fine ha fatto. Avrebbe 8 anni se fosse ancora vivo. Prego, caro, non parlare di lui, mi fai soffrire troppo. Hanno rapito lo scopo di ridurmi al silenzio, ma la battaglia che stavo conducendo era troppo importante. Ho dovuto rinunciare a lui per continuare la mia lotta. Allora io avevo un fratello. Mio figlio è... Deve aver sofferto molto ed è stato sfregiato in viso dai suoi rapitori. E ha una cicatrice. Se puoi, prega anche tu per nostro figlio. Vieni, cara, andiamo via. No, non andare. Madre, ti prego. Aspetta, non andare. Sai, quel ragazzo mi ha chiamato madre. Che strano, io non l'ho mai visto prima. Eppure mi fido di lui, lo sento amico. È inutile piangere, quei due moriranno, te l'ho detto. Nessuno può impedirlo. Non c'è più niente da fare. È un fatto che devo accettare anch'io. Fratello, tu sei mio fratello, non è vero? Mio fratello più grande. Nostro padre mi ha detto della cicatrice. Va bene, sono tuo fratello e con questo. Tu già lo sapevi. Da quanto tempo, Black Jack? Da un po'. Ma perché sei diventato un pirata dello spazio? Sono stato tenuto prigioniero dagli uomini di Vidor fino a 20 anni. Poi sono riuscito a scappare e sono diventato un bandito. Black Jack, cerchiamo di salvare i nostri genitori. Quante volte te lo devo dire? Non c'è alcuna possibilità di modificare il passato. Ma una cosa la possiamo fare, possiamo lavorare per il futuro. Ci stai? Sì, certo. Sono pronto a tutto. Per prima cosa, Bander, dobbiamo tornare a vivere il nostro presente. Attento. Che dobbiamo fare? Bander, senti, tu hai il coraggio di rischiare la vita. Cosa? Vedi, noi dobbiamo distruggere il peggior nemico dell'umanità. Un computer che si chiama Vaxena. È la più paurosa macchina costruita dall'uomo. Milioni di persone sono state condannate a morte da Vaxena. Si trova nei sotterranei della residenza del presidente Vidor. La macchina controlla il suo padrone. Bander, è stata lei a ordinare di uccidere i nostri genitori. È in grado di difendersi in modo quasi perfetto. Fiuta la presenza dell'uomo a 1 miglio di distanza e uccide all'istante. Nessuno ci si può avvicinare. E voi due cosa vorreste fare? Sfrutteremo l'unico punto debole della macchina. Vaxena riesce a vedere solo fino a 30 metri di profondità, quindi noi l'attaccheremo dal basso. Sì, ma non capisco come. Con la mia macchina del tempo, Bander. Sono diventato pirata dello spazio anche per accumulare denaro e comprarmi una macchina come questa. Senti, c'è un'ultima cosa che ti devo dire prima di andare. Se entro 1 minuto non riusciamo ad avere ragione di lei, siamo perduti. Chi va là? Dannazione! Gettate immediatamente le armi, se non volete che l'ammazzi davanti ai vostri occhi. Marina, no! Il figlio di Kudo. Certo, sono proprio io. Ci restano soltanto 30 secondi! Eccola! Ci ha visto! Vieni, presto, vieni! Riuscite a disarmarmi, sta attento, Bander, sta attento! Bander, fermati, non combattere più, sono Mimur. La tua Mimur. Non mi ascolto, Bander. Getta quell'arma e vieni da me. Ti prego, lo sai che ti aspetto. È Vaxena che ti sta parlando, vuole ipnotizzarti. Bander! Bander, attento! Fratello! Vattene via, scappa! Adesso Vaxena salterà in aria. Era destino che io dovessi morire così, ma tu, Bander, scappa, vattene! Ah! fratello mio. Ancora una volta si dovrà ripartire da zero. Ma questa volta sono sicuro che andrà tutto bene. Bander, anch'io devo lasciarti. Dico sul serio. Non voglio neanche sentirlo. Ascoltami, io e tutti quelli di Siriotto ci nutriamo di clorofilla. Che cosa vuoi dire, Marina? Noi siamo dei vegetali. Tu saresti un vegetale? Sì, vedi, siamo molto diversi dai terrestri. Io non lo sapevo. L'ho scoperto appena sono arrivata sulla Terra. Oh, Marina. Ti prego, Bander, portami subito in riva al lago, per favore. Sì. Si sta bene qui. Presto mi spunteranno delle foglie e diventerò un albero. In autunno io spargerò i miei semi e nascerà una bella foresta attorno a questo lago. Poi un giorno i miei discendenti copriranno di verde tutta la terra. Marina. Ah, io volevo anche pregarti di essere buono con Mimur. Mimur? Ma come fai a conoscere questo nome, Marina? La tua piccola Mimur è viva e ti ha sempre aiutato. Com'è possibile? Credimi. Mimur ti è sempre stata molto vicina. Mimur ti ama e anche adesso ti è vicina. Ma allora... Mimur, sei qui. Bander. Non possiamo cambiare il passato, ma possiamo cambiare il futuro. Non è mai troppo tardi per ricominciare. Questa non è la fine, è il principio.